C'è molto di interventi, ho avuto molte suggestioni da questi interventi, infatti sono brevi considerazioni che faccio, anche la domanda poi che devo sapere. Dall'autonomessa Schipani, quando ha parlato di insomma, sono cambiati, non sarà più come prima, ecco, mi ha un po' colpito questo, no? Perché in realtà noi questa cosa ce la stiamo già dicendo da parecchi anni in precedenza. Tipo da quando ci sono stati il crollo delle Torri Gemelle, bravo, non sarà più come prima, è cambiato l'assetto geopolitico, poi ci sono state tante altre cose, guerra dei Balcani, Corea, cioè, ho perso pure il conto in effetti quante sono queste cose, che noi ne parliamo tranquillamente, però se uno ci sta attento c'è molta angoscia dietro, no? Il Covid, no? Cioè, non sarà più come prima, pure questa è un'esperienza che non ho mai provato, anche da qui dobbiamo ripartire, adesso c'è anche questa. Quindi io mi domando, qui ogni 2-3 anni c'è cioè qualcosa che... Vabbè, ma lei se guardi le foto di 20 anni fa, dei 30 anni fa... andando avanti, considerando anche le generazioni giovani dietro e tutto, cioè io sinceramente sono abbastanza preoccupato, se non angosciato, prima considerazione. Seconda considerazione, si parlava della guerra, diciamo tipo guerra del Novecento, si è detto. Io non so se avete visto quel film che ha vinto tra l'altro 6 Oscar recentemente, All'Ovest Niente di Nuovo, no? Che è un film sulla prima guerra mondiale, sì, la guerra di trincea, corpo a corpo, una cosa orribile, 17 milioni di morti c'è costata quella prima guerra mondiale. E quindi dico, cos'è meglio, una guerra tipo quella, diciamo, novecentesca, o più quella tecnologica, che però poi alla fine la guerra tecnologica ci riserva, la prima parlava della, che l'Ucraina ha un'ora e mezza di distanza da qui, ma anche un missile intercontinentale, non è che ci mette molto arrivare da qualsiasi altro posto del mondo, quindi anche qui angoscia e siamo due. Per la terza cosa, lei ha parlato anche, se purtroppo non potevo prendermi appunti a penna, quindi tutto mentalmente, parlava del discorso del dobbiamo sentirci tutti quanti europei, no? Al di là del fatto che delle singole nazioni eccetera. Però sinceramente io, anche come esperto di lavori di diritto sindacale pubblico eccetera, a volte nelle nostre aziende quando recepivamo le direttive europee, guarda caso l'Italia arrivava sempre con 5-10 anni di ritardo da una direttiva europea. Questo non è bello, anche perché in realtà diciamo distinguevamo su questo, no? In senso negativo, perché quando c'è una direttiva europea stranamente l'Italia arriva sempre per ultimo, perché, tanto per fare un discorso sulla legge sulla sicurezza del lavoro, anche quella addirittura è stata applicata 10 anni dopo la direttiva originaria europea, quindi in effetti noi siamo lenti a muoverci, quindi questo a volte fa sì che anche i cittadini si sentono un pochino divisi, no? Dice ma a chi dobbiamo far fronte? L'Europa che ci dice una cosa, poi l'Italia però non la fa, la fa dopo anni, e quindi anche qui punto interrogativo. Ugo Ferruda, diciamo che sono d'accordo su quello che ha detto, è anche vero che l'Italia ha fatto passi da gigante, specie a livello aziendale, nella contrattazione collettiva, lei ha parlato sostanzialmente delle misure di welfare, no? Welfare, diciamo, rispetto a 10-15 anni fa è cambiato sensibilmente, adesso si parla di previdenza integrativa come non se ne parlava da anni, assistenza sanitaria, work-life balance, anche questa è una cosa, diciamo, al di là del termine anglosassone, però è una cosa che diciamo sta in questi ultimi forse più mesi che anni addirittura, che è una cosa utilissima, insomma, al lavoratore che permette insomma, di avere il tempo libero per la famiglia, la casa, piuttosto che diciamo, unitamente al lavoro, non piuttosto che è sbagliato dirlo, unitamente al lavoro. Insomma. Quindi ecco, sono cose che le aziende, diciamo, grazie anche al discorso della contrattazione collettiva, stanno portando avanti. Le chiedo comunque, su tutto il panorama che ha fatto, sul discorso dell'interdipendenza degli stati, eccetera, ma misure concrete, ecco, a livello anche attuative, proposte, eccetera, per cambiare un po' la situazione, ce ne sono? Oppure siamo soltanto a livello ancora teorico, si dice sì, purtroppo però c'è la guerra e non possiamo far altro che gestircela a livello individuale di stati e quant'altro, insomma, ecco, le chiedo questo, grazie. Grazie. C'è un altro intervento? No, cioè io ho una domanda. No, no, allora se c'è lui, prima lui, prima lui. No, no. Ma non è che il corso non risponda a queste cose, è secondo come una pensa poi. Ma voglio vedere che mi risponde. Una domanda brevissima che mi riallaccia alle domande precedenti, se in questa integrazione europea che dicevamo un po' forzata le tradizioni culturali dei popoli devono essere vilipese e scalpestate, in questo senso mi riallaccio alle domande precedenti. Come si chiama? Gianfranco Tomei.
docente della Sapienza. Il signore? Lui, no? Dai, forza. Andiamo, sto riprendendo. Brevi però, concise. Permesso, Roberto, mi sentite? Sì. Roberto? Roberto Silvi, illuminista per fede. Sono erede da 1720. Adesso mi chiedo. Voce. Mi chiedo, così. Inclinato. Saure da ingegnere. No, inclinato. Allora, mi meravigliano certe osservazioni dello storico magistrato quando ricordo da sempre che l'illuminismo ci ha insegnato la democrazia, ma la democrazia è fondata sulla consapevolezza, cioè la conoscenza, e la scuola obbligatoria. Sorvolo su considerazioni di quello che sia oggi la scuola, visto che l'ho vissuta pure da dentro, almeno nel nostro piccolo cerchiamo di migliorarla. Però mi chiedo come fanno, anzi faccio i complimenti qui alla giornalista che passerà alla storia delle cose allucinanti, per me alla storia vanno passate. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi da sempre, per 2000 anni, come è stato accennato poco fa, abbiamo creduto per fede. Per fede significa che l'unità d'Italia presumeva ancora uno Stato che era Ducato di Parma e Piacenza, che diceva pure la sua. Quindi di che parliamo? Dobbiamo essere abituati alla democrazia dove ci sta, sempre, voglio dire, il minore dei mali. Fatto premesso questo, la democrazia però... Chi è che pensa di superare la democrazia? Non ho capito bene. Allora, quando per esempio in Italia io sono abituato a comprendere tutti gli stati democratici in cui c'è una destra che fa gli interessi di chi produce, dovrebbe... Una testa o una destra? Una destra. Dovrebbe fare una testa, no, no, lavora. Da noi c'è un centro e mezzo, quasi centro, però un pezzo di centro, però gira un po' a destra, però quell'altro gira. E dipende da tiro il vento. Allora, mi vergogno da cittadino italiano. Spero con quei giornalisti bravi come lei che si faccia pubblicità a certe cose. I cittadini vanno informati e da noi non si fa neppure giornalismo serio, a cominciare dalla RAI. Non volevo far nomi. Grazie dell'attenzione a tutti. Puoi andare dietro, è più comodo perché ti stai a riprendere te, svegli. Il giornalista è bravo, no? Allora io alla giornalista brava, voglio chiedere, lo chiedo a tutti voi, quali sono i paesi europei, gli stati europei che hanno firmato, lo chiedo anche a lei, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, perché è stata firmata il 20 novembre del 1900, e in Italia è stata firmata il 27 maggio del 1991, l'Italia l'ha firmata nel 1991. Io mi chiedo, tutti gli altri stati europei, visto quello che è successo e quello che ha fatto Putin, che si è portato via tutti quei ragazzini, e come stanno vivendo quelli in Ucraina, ma non soltanto in Europa, però i ragazzini vivono male, io voglio attirare la vostra attenzione su una pubblicità di questi grandi, ONU e company, Seven the Children, quando fanno la pubblicità per chiedere soldi per aiutare i bambini. C'è una foto di un bambino che piange, che non è un pianto di fame, però e sta girando in questi giorni, io ho provato a riscrivere. Allora, chi ci guadagna nelle guerre e chi ci rimette sono i bambini. E siccome è stata firmata una convenzione ONU, io non riesco a sapere quali sono tutti i paesi che hanno firmato questa convenzione. L'America però non l'ha firmata, vorrei sapere se l'ha firmata la Russia e se l'ha firmata l'Ucraina. Voi siete più esperti di me, fatemelo sapere.
La Russia, qualunque cosa abbia firmato. Ci può dire il suo nome? Giovanna Arcidiacono. Mirella, Giovanna Mirella Arcidiacono. Aspetta, che lui prima voleva una bacchetta, ha nominato due bacchette, e dopo gli diamo le bacchette. Vi riprendo da qua. Dai. Allora, diciamo che è difficilissimo rispondere a tutti, però io vi darei un suggerimento. Siccome è pieno di risposte questo accattate libro, il libro. No? Casualmente comprate il libro perché sicuramente trovate un sacco di risposte fatte meglio da persone molto più esperte anche di me, o quantomeno non solo da mie, ma di più persone, di 31 persone. Quindi cosa c'è di meglio che leggere la risposta di 31 esperti? Certo. L'unica cosa che voglio osservare è che il signore quello lì che ha parlato per me all'intervento non lo vedo più, era però sta fuori però, avanti e dietro me, ha ritornato tutte, ecco vedo una mano che siamo. Tutte le sue osservazioni mi rendono molto soddisfatta il fatto di aver scritto questo libro, perché sono tutti dubbi. Allora io penso che ci possa essere una percezione dell'informazione di più livelli, no? C'è un primo livello che trova poi risposte ed espressione in quello che ci ha raccontato il Signore. C'è un livello un po' più su che richiede un impegno a grattare e a interrogarsi anche di più, che invece poi spiega, come dire, va un po' oltre le risposte. Ecco, io penso che si debba andare anche un po' oltre. Intanto tutti siamo forse d'accordo su una cosa, no? Quest'Europa non ci piace tanto così com'è, però come diceva Spinelli, la via da percorrere non è né facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà. L'Europa non è un'istituzione, chiamiamola così, un'entità statica, è un'entità in progress. Il signore dice appunto ci troviamo ad una svolta, no? Un punto di svolta, siamo preoccupati. Ecco, questo forse può essere il punto di svolta, perché il modo di essere dell'Europa e le risposte che saprà dare ora l'Europa, è vero che ci faranno voltare la storia, il corso della storia. È vero che l'Europa non si deve fermare agli aspetti economici, perché questo sarebbe un errore, sarebbe forse la fine dell'Europa, perché il rischio c'è e non lo voglio neanche immaginare, perché non voglio neanche immaginare come si tradurrebbe poi nelle nostre vite, nelle nostre aspettative, nelle nostre prospettive. Adesso, secondo me, è il momento di svolta della unione politica dell'Europa, cioè è ora il momento, ne saremo capaci, non ne saremo capaci, ecco, questo è il rischio, questo è il pericolo. Un altro stimolo alla narrativa, questo allargamento ad est. C'è una bellissima intervista che è di Mariano Giustino, che è il corrispondente di Radio Radicale della Turchia, che esamina proprio questo aspetto. L'Europa in questo è stata lungimirante, parlo di Europa come Unione Europea ovviamente, è stata molto lungimirante a favorire l'allargamento a est, che ci fa storcere il naso, raccontiamoci perché lo pensiamo, no? Un momento, storcere il naso. Ma meno male che l'abbiamo fatto questo allargamento est, che ha assorbito molte risorse a danno probabilmente di un allargamento nel Mediterraneo che in qualche modo, vero Ugo, è stato un po' posposto e quello meritava più attenzione. Perché se non ci fosse stato questo allargamento ad est, che non ha fatto direi in tempo di includere l'Ucraina, ma Putin ce lo saremmo ritrovati qui, perché questo territorio ci ha fatto da cuscinetto, questa presenza dell'Unione Europea Est. Ma ci avrebbe pensato la NATO a non farlo arrivare, dai. E beh, anche la presenza dell'appartenenza all'Unione Europea però ha contato tanto negli equilibri. Ma se no, Putin ce lo ritrovavamo davvero a casa nostra, almeno male che c'è stato. Per quanto riguarda, tu dicevi l'Ucraina, vabbè, tu hai fatto due domande che secondo me contengono già la risposta. Perché questa guerra? Elementi diciamo culturali, sociali, politici o elementi economici? È ovvio secondo me che nelle guerre ci sono, cioè, se mangia aspetti, bene. No? Però ti voglio leggere una risposta. Dunque, in questo libro sono raccolte circa 250 risposte, ognuna è diversa dall'altra tranne l'ultima, perché è finalizzata ed è, come dire, pensata per il tipo di professionalità e di conoscenze e di competenza che aveva l'intervistato. Come, la prima intervista è stata fatta all'ex vice ambasciatore ucraino a Roma, che adesso si trova a Kiev perché appunto stanno lì, lavora lì.
e ci dice questo, questa la leggo io, faccio io il lettore adesso. Capito, ti aiuta. L'Ucraina da sempre fa parte dell'Europa occidentale. La Rus di Kiev era uno stato medievale tra i più grandi d'Europa. Aveva legami con diversi stati europei. Jaroslav il Saggio strinse forti legami con l'Occidente, fece sposare le proprie figlie con il re di Francia, il re di Ungheria e il re di Norvegia. Ci sono stati questi legami di sangue anche in altri periodi storici successivi. L'Ucraina faceva parte del regno polacco-lituano, anche se per più di 3 secoli è stata soggiogata alla Russia. Gli intellettuali ucraini studiavano nei paesi europei, imparavano le loro lingue. L'Ucraina ha sempre avuto una mentalità più europea. Al contrario, nella storia, il regno moscovita è sempre stato molto chiuso su se stesso, in un percorso storico completamente diverso. Sebbene l'Ucraina sia stata a lungo soggiogata dall'impero russo, ciò non ha cambiato lo spirito europeo e libero degli ucraini. Ecco, qui io vi racconto pure una... perché io appoggio l'Ucraina e questa con tutti... Allora, qui c'è un discorso, quando si parla di guerra... E cercare, io lo dico nella mia introduzione, le categorie del buono, il cattivo, il giusto, è difficilissimo, perché in una situazione di violenza e di guerra, in cui secondo me l'umanità dà il peggio da sé, a prescindere dall'appartenenza di Stato, eccetera, è difficile dire chi rimane il giusto e chi rimane nel torto. È vero però una cosa, qui ci troviamo di fronte a una guerra di aggressione pura. Ancora, l'abbiamo capito. Potevano avere tutti i torti, adesso però vi racconto una cosa, tutte le problematicità interne e va bene, però è stato aggredito un popolo sovrano, con dei propri territori, dei propri confini, una propria normativa, dei propri organi costituzionali, eccetera, eccetera. E non fa differenza aggredire, cioè lanciare bombe, ammazzare la gente, stuprare le donne, rapire i bambini. Cioè, noi stiamo parlando di questo, stiamo parlando di questo. In Prima non c'era niente. O farlo in Italia è la stessa cosa, perché si parla di popoli, di stati sovrani, quindi è un principio di diritto internazionale che è stato leso, che è stato leso. E detto ciò, io perché appoggio l'Ucraina? Perché dico, ah, ma quelli sono nazisti, quelli però sono arretrati. Allora, io ho avuto per una serie, appunto, interessi, attività europeista, sono stata invitata qualche anno fa in Ucraina, a Kiev, dal loro istituto di studi politici. Loro invitavano una serie di, diciamo, intellettuali, esperti, interessati, in giornate, diciamo, di approfondimento, una full immersion di 2-3 giornate, perché volevano presentare l'Ucraina a persone provenienti da stati europei differenti, dell'Unione Europea differenti, e esporre le loro richieste. Quindi abbiamo incontrato personalità, primo ministro, il corrispettivo del loro presidente di Confindustria, delle associazioni, no, delle imprenditoriali, esponenti sindacali, associazioni di cittadinanza attiva, eccetera. Intanto Kiev, a parte che è una città bellissima, vabbè, questo era, è inciso, era bellissima. Era, ma anche se si rendevano forse abbastanza preservata, non va ricostruita. Tutti i quartieri, vabbè. Però loro hanno fatto un discorso schietto. Noi siamo una democrazia giovanissima, quindi quando parliamo delle loro problemi di corruzione mi fa quasi sorridere, considerando che noi ci abbiamo ancora Andrangheta. E questo gli ha portato via i ragazzini. Detto alla romana, no? Vabbè. Quindi, ah no, loro sono un popolo corrotto. È vero, loro hanno fatto un discorso schietto. Noi siamo una democrazia giovane, ci dobbiamo liberare dall'appartenenza di questa, ovviamente alla situazione sovietica, al potere sovietico passato, dal condizionamento della Russia, però abbiamo bisogno del vostro aiuto per strutturare meglio le nostre istituzioni democratiche. Noi sappiamo di avere corruzione, sappiamo di avere dei problemi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Non è, e a me non sembra una cosa così banale il fatto che delle personalità invitino stati esteri per chiedere supporto a evolversi. Cioè, l'Ucraina è questo. Poi è ovvio che in un territorio enorme come l'Ucraina ci sono situazioni di arretratezza, ci sono i popoli russofili, eccetera, eccetera, ci sono le situazioni di lingue, cioè quello, parliamo di un territorio enorme, cioè ne abbiamo poco... tu sei stata come giornalista? Sei stata come giornalista? Ma più come federalista.
turista europea, ah, perché avevamo fatto, organizzato diversi convegni con l'ambasciata, eccetera, eccetera. E quindi mi è sembrato un segnale talmente forte, cioè io non ho mai sentito, ne so, in Sicilia qualcuno, il governatore che ci dice aiutateci, o in Calabria, vabbè, scusate, io non sono si sente, li fanno da soli, aiutateci a combattere la mafia. Certo. Sì, si dice, ma non mi sembra così scontato, a me sembra un atto di forte consapevolezza democratica questa, E perché, certo, se ne dovrebbe parlare di più, si doveva, poi invece diciamo, ma Zelensky, a me sto Zelensky, mi sta sul cavolo, guarda lì che faceva gli spettacoli, ma ne vogliamo parlare di chi abbiamo avuto noi degli spettacoli? Se non ve lo ricordo, vabbè, non c'è bisogno. Sì, però almeno si mette la giacca blu. È a giacca blu. Quello sei sempre i magliettini. Comunque, parliamo di uno Stato che è consapevole delle proprie fragilità e voleva fare un salto. Che male c'è a dire che si vuole fare un salto come europei? Non è che ci vogliono sfruttare. È ovvio che poi l'Europa pondererà con gli strumenti che sono rigidissimi, come la Turchia, sentivo citare la Turchia. Infatti la Turchia non è stata poi più accettata perché è venuta meno ai principi a cui si deve sottostare nell'iter di adesione, no? Lo sappiamo. E quindi, come dire, questi sono alcuni dei messaggi che dobbiamo prendere in considerazione. Non mi ricordo se c'è stata qualche altra domanda, però forse a Ugo, quindi... No, voglio sapere quando hanno firmato la convenzione ONU. Non me lo ricordo. Ora te lo conto. Tu volevo far dire che non te lo ricordavi. C'è un'intervista a Serenella Pesarin, che è molto interessante, parla proprio dei minori, del problema dei minori, quindi... Parla, tutti parlano. No, beh, lei è una molto attiva. Beh, ditemi che fanno per questi ragazzini. Comunque, allora passerei la parola a Ugo per la risposta sua. Bene, allora. Pier Giorgio Foti, fallimento dell'Europa e sul fatto che ognuno cerchi, tra virgolette, di fregare l'altro, no? Io sono tristemente d'accordo. Cioè, una cosa era il sistema della CECA, della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la prima comunità, in cui, come scrisse, se non sbaglio, proprio Monnet, l'ultima parola, che come è noto fu il primo presidente dell'altra, l'ultima parola spetta all'altro governo. Sappiamo che con l'Unione Europea è sempre meno così, cioè la Commissione europea, che adesso così anche un pochino, diciamo in modo ironico, la chiamano copercore per tre alcuni, cioè la Commissione europea ha sempre meno una funzione di impulso rispetto diciamo, al progresso dell'integrazione, e le questioni, diciamo, della grande politica, si discutono nel Consiglio europeo, dove siedono i rappresentanti degli Stati membri, cioè i capi di Stato e di Governo degli Stati membri. Quindi l'Unione europea si è sempre più, man mano che sono aumentate le competenze dell'Unione europea, abbiamo assistito a questo fenomeno che noi come federalisti europei per molto tempo abbiamo denunciato, cioè l'aumento del deficit democratico, il fatto che le istituzioni sovranazionali, Commissione europea e soprattutto Parlamento europeo, abbiano perso importanza rispetto all'istituzione o bicefala o alle istituzioni che rappresentano gli Stati membri, e cioè Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione Europea, dove si è detto, bene, noi primi ministri, capi di Stato e di Governo abbiamo il mandato dei nostri popoli e quindi le cose si discutono tra noi. Lì è passata, quindi man mano che l'Europa è diventata più importante, ha avuto più competenze, ha legiferato sempre di più in questioni che regolano la nostra vita, sempre di più gli stati hanno cercato di riprendere dalla finestra quello che dalla porta avevano ceduto, quindi di
a crescere il loro controllo sull'Europa.